Strano, no? Che l'inchiesta sul Qatar scatti a mondiali di calcio praticamente finiti. Strano, ma vero. Libero in 3 minuti. Autorevole, attuale, da ascoltare. Se abbiamo capito bene, i sospetti sui tentativi di corruzione dei vertici dell'Europa da parte del Qatar risalgono a qualche anno fa. Addirittura i servizi segreti di ben 6 stati dell'Unione avevano messo nero su bianco alcune anomalie senza che nulla accadesse. Il Qatar aveva un obiettivo: portare a termine l'operazione mondiale a qualsiasi costo e farlo imponendo ai paesi ospiti vincoli a libertà che in Occidente sono ritenute fondamentali e irrinunciabili. Ecco, ha vinto il Qatar. Le cose sono andate esattamente come aveva previsto, nel silenzio imbarazzato di governi occidentali che, in quanto a diritti umani, predicano bene, ma razzolano così così. È quindi evidente che il Qatar, al di là dell'esito dell'inchiesta in corso, ha già inquinato un bel pezzo di Europa e lo ha fatto con la forza dei soldi. Immagino talmente tanti soldi che quelli trovati nelle valigie e nelle case della banda Panzeri siano poco più che una mancia ai camerieri. No, Panzeri e soci non possono certamente aver avuto la forza di silenziare l'Occidente, non quella di imporre alle delegazioni e ai tifosi accorsi a Doha di obbedire come soldatini alle illiberali disposizioni degli sceicchi. Quella del Qatar è stata una prova di forza pazzesca e tremano i polsi al solo pensare che possa essere solo la prima di una lunga serie, una sorta di prova generale su come il mondo islamico può comprarsi l'Occidente, un cambio di strategia rispetto alla folle via del terrorismo intrapresa negli ultimi 2 decenni. Hanno capito, insomma, qual è il nostro lato debole. Certo, se ci spari addosso ci incazziamo. Ma se ci offri su un vassoio d'argento ciò che ci piace, beh, noi siamo disponibili a chiudere gli occhi sui diritti, sull'etica e su tutto l'armamentario vario, perché vuoi mettere che figata giocare al calcio in stadi dotati di aria condizionata, fare girare milioni e milioni di dollari che poi magari qualche briciola cade anche nelle vicinanze del tuo tavolo? Ecco, un'Europa a schiena diritta questa inchiesta l'avrebbe fatta prima, non dopo i mondiali. Un Occidente serio avrebbe detto: noi a giocare lì per farvi belli agli occhi del mondo proprio non ci veniamo, non comunque alle vostre condizioni. Ma poi questi hanno aperto il portafoglio e allora addio buoni principi. Tutto ha un prezzo, noi purtroppo abbiamo fissato il nostro.